Non è vero. Lo risparmio perché per tantissimi motivi voglio solo occupare questo tempo e non sottrarre nulla a voi che siete venuti anche da lontano, ma soprattutto ai cittadini di Vittoria, a questo grande onore, questo piacere di avere con noi Nichi Vendola. Volevo solo ringraziare uno ad uno i militanti che in questi giorni, i candidati che si stanno spendendo in questa campagna elettorale che è difficilissima, una campagna elettorale amministrativa dove noi dobbiamo combattere non sul piano politico, ma dobbiamo combattere contro le clientele, dobbiamo combattere contro chi sta trasformando i diritti in favori, gli interessi, i bisogni li ha trasformati in interessi. È difficile parlare e fare campagna elettorale, cari Nichi, quando ci sono a Vittoria 700 candidati al Consiglio Comunale. Ogni famiglia ha un candidato al Consiglio Comunale. Di cosa dobbiamo discutere? Di cosa dobbiamo parlare? Di programmi, di progetti? Quando queste persone sono state la maggior parte costretti perché hanno avuto un favore, hanno avuto un incarico, hanno avuto allora la moglie, hanno fatto un contratto di 3 mesi, allora il marito, la moglie, il figlio deve essere per forza candidato. Veramente una campagna elettorale difficile. È un miracolo che questa forza politica sia riuscita intanto ad esserci. Ma voglio solamente dire che noi non ci basta la presenza. Noi lo sappiamo, perché parliamo con i cittadini. Lo sforzo che stiamo facendo è grande e lo sappiamo che riscuotiamo tanta simpatia, tanta solidarietà, tanti entusiasmi, tanti incoraggiamenti. Lo sappiamo che non siamo una forza, che non facciamo neanche testimonianza. Noi vogliamo vincerle queste elezioni, vogliamo vincerle bene, e per noi vincerle bene significa vincerle sui contenuti, sul nostro progetto di trasformare la nostra città. Non ci interessa vincerla a tutti i costi, con i voti dei comitati di affari, con i voti di chi invece pensa che con la malavita, perché ce n'è tanta anche qui a Vittoria di malavita, caro Nichi, ce n'è troppa. Un paese che sta andando alla deriva, un paese che va sempre più indietro, un paese che sta scomparendo. Eppure noi eravamo la città della riscossa, la città delle primizie, la città delle serre, la città del benessere. Questo era un luogo di immigrazione, qui venivano non solo dal Nord Africa, ma venivano anche dalle altre parti della Sicilia. I braccianti si sono trasformati in piccoli imprenditori. C'è stata ricchezza per tutti, adesso la ruota gira al contrario, adesso si vendono le aziende, tantissime aziende sono sotto sequestro, sotto i debiti delle banche, pignorate. La Vittoria sta scomparendo, sta piano piano andando indietro, e noi vogliamo ridare di nuovo uno slancio, una fiducia, perché le energie ci sono in questa città, ci sono energie. Al primo luogo non è vero che dobbiamo smantellare l'agricoltura per fare posto a che cosa? Noi pensiamo a un'agricoltura innovativa, pensiamo alle serre, ma pensiamo alle serre con i computer dentro, pensiamo alle serre con le coltivazioni biologiche dentro, a basso impatto ambientale, pensiamo a un'agricoltura dove l'innovazione, la ricerca ci fa diventare qualcos'altro. Non possiamo competere con l'agricoltura del terzo mondo, lì verremo sconfitti. Noi possiamo competere solo con l'innovazione, con le nuove tecnologie, con la ricerca scientifica. Questo è quello che deve intestarsi un'amministrazione comunale, deve essere il protagonista di una nuova rinascita per Vittoria. Bisogna ripartire da qui, bisogna adeguarsi ai tempi nuovi, che sono i tempi della ricerca scientifica e della tecnologia. I giovani, poco fa Giuseppe diceva, la facoltà di agraria era una risorsa, è una risorsa per Vittoria, una zona agricola di eccellenza, la stanno chiudendo, la stanno facendo scomparire. Noi puntiamo, non possiamo ancora assistere ai nostri giovani che se ne vanno. Io non voglio tirarla per il lungo, voglio solamente fare un appello, ed è un appello alla ragione, è un appello
al rispetto di noi stessi. Vedere votare è diventato difficile per i motivi che dicevo prima, ma questo voto a questa lista, a questo sindaco, a questo gruppo che è una classe dirigente, è una classe che ambisce a diventare, a governare questa città, è un voto di libertà. Noi vi chiediamo, quando vi dicono ma tanto sono troppo brave persone e in politica le brave persone non possono vincere, ma allora devono vincere i casottini, i vastasi, i delinquenti? Cioè non è possibile, è inaccettabile. Bravo. Per noi che facciamo campagna elettorale sentirci dire ma voi siete troppo bravi, siete dei bravi amministratori, siete delle persone oneste, siete delle persone serie, e per voi è difficile vincere. E invece no, e Nichi Vendola ha dimostrato proprio esattamente il contrario, ha dimostrato che si può vincere anche essendo delle brave persone, anche se siete dei bravi amministratori, si può vincere. Lo ha dimostrato in Puglia due volte Nichi Vendola. E la sua presenza qui deve essere la testimonianza vivente, in carne ed ossa, di come la buona politica, la politica del buon governo può vincere. Io vi ringrazio tutti, vi invito a darci una mano in questi ultimi 15 giorni, mobilitatevi, spendete una parola per noi, per questo progetto, ce lo ritroveremo nel nostro futuro. Grazie a tutti, do la parola a Nichi Vendola.